La giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza è stata istituita nel 1954 con la risoluzione e viene celebrata il 20 novembre di ogni anno. L'obiettivo è quello di promuovere la solidarietà internazionale, la consapevolezza tra i bambini di tutto il mondo e il miglioramento del loro benessere. Il 20 novembre 1959 segna una data importante poiché è il giorno in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione dei diritti del fanciullo. Altra data significativa è il 1989, quando l'Assemblea Generale ha approvato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Madri e padri, insegnanti, infermieri e medici, leader di governo e attivisti della società civile, religiosi e membri anziani delle comunità possono svolgere un ruolo importante per sottolineare l'importanza di questa ricorrenza nelle loro società, comunità e nazioni. La Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza offre a ciascuno di noi un punto di partenza stimolante per sostenere, promuovere e celebrare i diritti dei bambini attraverso dialoghi e interventi al fine di costruire un mondo migliore per i bambini. Il tema di quest'anno è un giorno per reinventare un futuro migliore per ogni bambino. Il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia UNICEF e i suoi partner invitano i governi di tutto il mondo ad adottare il piano di 6 punti per la tutela dei nostri bambini. A Cirò, l'iniziativa all'Istituto Omnicomprensivo Lilio, insieme con il Comitato UNICEF Crotone, ha visto gli studenti protagonisti del valore dei diritti dell'infanzia ed è stato sottolineato l'impegno UNICEF in difesa dei minori. Professore Sacri, oggi questa giornata dedicata ai diritti dei bambini e degli adolescenti, siamo al 20 di novembre, giornata internazionale a difesa dei bambini. Sì, fortemente voluta. Come ogni anno il 20 novembre si celebra la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Abbiamo colto l'occasione per celebrare anche noi questa giornata nel nostro istituto, in particolare con il Liceo delle Scienze Umane. L'attenzione del Liceo delle Scienze Umane alla persona e di conseguenza ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il lavoro è stato condotto nella classe prima, seconda e nelle 2/5, con modalità differenti chiaramente, prima e seconda conoscenza e sensibilizzazione, nelle 5 e approfondimento vista la tematica. Ci si è soffermati soprattutto perché loro in preparazione all'esame di Stato, poi sia per l'educazione civica che per la tematica di pedagogia, di sociologia, in realtà sui diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e sui diritti negati. Questo una quinta ha approfondito il percorso dei diritti nella storia, l'altra quinta invece si è soffermata sugli articoli che l'UNICEF quest'anno ha indicato. Prima di tutto l'articolo 38, il diritto alla pace, e poi chiaramente sull'articolo 37, il 19 e tutti gli altri. Le classi del biennio invece hanno lavorato diversamente, come dicevo prima, lì conoscenza e sensibilizzazione. E allora la prima ha lavorato sulla pubblicazione dell'UNICEF Pace Libera Tutti. Abbiamo letto in classe le storie che poi ogni alunna ha messo in sequenza a casa, rappresentato attraverso un elaborato scritto ma anche grafico, e vedrete hanno montato alla fine un video con il sottofondo la canzone di Imagine e leggeranno anche una poesia. La seconda invece pure un prodotto multimediale, però hanno analizzato articolo per articolo quello della convenzione e ogni alunno ha prodotto una riflessione personale. In che cosa hai lavorato tu di questi progetti che saranno presentati oggi? Allora, io nei progetti ho lavorato nell'inserimento delle slide al PowerPoint, nella correzione insieme alla professoressa, ho aggiunto la musica e ho aiutato i miei compagni anche nello svolgimento di questo progetto. Come sai, oggi è la giornata internazionale per i minori e gli adolescenti. In una società come la nostra è importante ricordare questo momento?
Sì, è molto importante ricordare questo momento, poiché ci troviamo anche in un periodo storico in cui purtroppo ci sono molte guerre, e molti diritti dei bambini e dei ragazzi non vengono rispettati come si dovrebbe, e bisogna parlarne anche nei paesi dove vengono rispettati, per diciamo, dare anche forza a quei bambini e adolescenti che non hanno i diritti che abbiamo noi, sfortunatamente. Quindi i diritti dei bambini e degli adolescenti vanno tutelati e bisogna fare in modo che non ci siano problemi per loro. Sì, perché è importante che tutti i bambini abbiano il diritto di crescere in una vita sana e con una vita equilibrata, senza avere continua paura. Giovanni, giornata internazionale per i diritti dei bambini e degli adolescenti. Come scuola avete organizzato questo momento, ma anche per una riflessione che voi avete già fatto? Certo, anche perché oggi i diritti dei bambini vengono violati sempre più e quindi è giusto ricordare i diritti che spettano a tutti, diciamo, i bambini del mondo. Che cosa hai realizzato tu? Noi come classe abbiamo realizzato, per esempio io con il mio compagno abbiamo realizzato l'articolo 37 che riguarda praticamente il fatto della reclusione dei bambini quando commettono dei reati. Allora, l'UNICEF difende i bambini, è sempre dalla parte dei bambini. Voi oggi avete voluto la presenza del comitato proprio per rafforzare quello che deve essere il rapporto giovani e quindi il mondo dell'associazione. Assolutamente sì, è giusto rafforzare questo rapporto anche perché è proprio dalle scuole, proprio dalle associazioni come per esempio l'UNICEF che bisogna rendere grandi e soprattutto insegnare a noi giovani e soprattutto renderci partecipi di quelli che sono i nostri diritti e soprattutto i nostri doveri. I diritti per i bambini sono tanti, a partire da quello della pace, perché le guerre non le fanno i bambini, e se pensiamo ai bambini che nel Medio Oriente stanno subendo a Gaza tutto quello che sta succedendo, e i bambini che sono morti, che sono tantissimi, bisogna proprio riflettere ad alta voce. Vero, assolutamente, perché diciamo quando ai bambini viene vietata e non viene data quella che è la libertà, diciamo che come società e come storia abbiamo fallito. Ragazze, oggi è una giornata molto molto importante, soprattutto perché se pensiamo a quello che sta succedendo con la guerra nel Medio Oriente, mi riferisco ai bambini di Gaza che sono morti, ai bambini che sono stati trasferiti dopo che è stato fatto esplodere l'ospedale, bisogna parlare dei diritti dei bambini perché loro non vogliono la guerra, non sono loro che organizzano la guerra, ma bisogna parlare di pace. Bisogna tutelare comunque i bambini, anche perché nelle guerre loro non c'entrano nulla e oggi dobbiamo ricordare quelli che sono i loro diritti, perché devono essere salvaguardati e perché dobbiamo tutelarli. Qual è secondo te il diritto più importante per questi bambini? Sicuramente quello alla pace, che è quello che è violato ogni giorno praticamente da quando sono iniziati gli attacchi lo scorso 7 ottobre. Però anche il diritto allo studio è importante. Quindi sono importanti le scuole, ma anche il diritto alla vita, che è il diritto fondamentale che viene violato continuamente con le guerre. Cosa avete organizzato voi per questa giornata? Allora, abbiamo organizzato una giornata che tratterà tutti quei diritti di cui i bambini devono avere, devono essere tutelati, non devono essere infranti, e quindi la conoscenza è il primo modo appunto per comunque apprenderli, comprenderli e tentare di non infrangerli o comunque tutelarli qualora si presentino situazioni come appunto la guerra. Per quanto riguarda i progetti che presentate oggi, cosa avete realizzato? Allora, noi abbiamo realizzato un progetto che espone i diritti del bambino dalla storia, quindi dall'antichità fino al secolo del Novecento, dove parliamo l'evoluzione dei diritti del bambino, come è stato trattato in precedenza, come viene trattato invece adesso nel Novecento. Quindi dobbiamo dire che c'è una grande differenza? Sì, sostanziale. Una differenza tra passato e presente, come ci fa guardare al futuro? Allora, il bambino prima non era considerato sicuramente come viene considerato adesso, perché prima magari non veniva tutelato come viene tutelato adesso, anche il diritto allo studio era diverso, perché se pensiamo che prima l'istruzione era soltanto per le persone più colte, sicuramente il diritto non era per tutti, mentre adesso si sta cercando comunque di evolvere quella che è la concezione del bambino, tutelandolo sempre di più con le convenzioni e... La prima convenzione è del 20 novembre del 1989. Sì. In questi progetti voi fate emergere quanto sia importante difendere il bambino ma anche l'adolescente. Sì,
perché appunto per riprendere quello che ha detto lei, ad esempio il diritto allo studio, anche noi donne possiamo notare la differenza sostanziale, perché prima alle bambine comunque non era concesso nemmeno avvicinarsi comunque a una scuola, oppure vi erano delle facoltà che comunque non erano ritenute adatte alle donne. Pensiamo ad esempio anche a Maria Montessori, che è stata una delle prime donne medico in Italia, e le sono andati contro anche gli stessi genitori una volta proclamata la sua scelta appunto di intraprendere medicina, poiché le donne erano semplicemente delle docenti o insegnanti e dovevano limitarsi a fare questo, non potevano andare oltre. Vincenzo, che cosa mi dici su questa giornata importante, questa del 20 novembre? Allora, beh, questa giornata è una giornata molto importante, perché qui andiamo a parlare dei diritti dei bambini, che oltre ad essere un diritto deve essere anche un dovere sapere questi diritti, sia per i ragazzi, soprattutto anche per noi adulti, perché spesso e volentieri ci andiamo a dimenticare quella che è l'importanza della figura del bambino. Quanti anni hai? Ho 18 anni. Quindi sei appena maggiorenne? Sì. Allora, tu parlavi dell'importanza dei diritti, e in questo momento, con quello che sta succedendo nel Medio Oriente, mi riferisco a Gaza, ai bambini che sono morti e tutto quello che è successo, cosa possiamo dire? Allora, io penso che indistintamente da ogni opinione politica che si possa avere, essere pro ad Israele o essere pro alla Palestina, la cosa importante da vedere è appunto la figura del bambino, che sta avvenendo sempre meno. Qui tramite lo scontro tra Gaza e l'Israele non sta avvenendo meno quella che è la figura dei crimini di guerra, ma stiamo vedendo che sta avvenendo sempre di più ciò che è il problema più grande, ovvero non i crimini di guerra, ma i crimini contro l'umanità, contro anche il bambino. In quale progetto sei tu? Il progetto che riguarda appunto gli articoli per la difesa dei bambini. Presidente, devo farle intanto i complimenti, perché questa iniziativa qui al suo istituto, devo dire con i ragazzi che ho già intervistato, è stato messo in evidenza la conoscenza di quelli che sono i diritti dell'infanzia nella storia e soprattutto come questi diritti devono essere tutelati. Un evento importante. Un evento importantissimo, perché ricordiamo, gli ordinamenti tutelano i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ma è importante che i ragazzi, che le ragazze, i ragazzi, le bambine e i bambini sappiano quali sono i loro diritti e li rivendichino in una società di grandi che spesso li dimentica. È vero, si parla di una società fragile, per non dire liquida, e quindi il rapporto anche genitori-figli è molto cambiato, ma i bambini e gli adolescenti vanno tutelati. Vanno sempre tutelati, e la scuola è il luogo più bello per poterli far crescere e per poter tutelare quei loro diritti, per poter garantire una crescita sana, armoniosa, la crescita di uno spirito critico. E si parte da qui, si parte dal poter capire quale posto si ha nel mondo, perché bambini e adolescenti hanno un posto importantissimo nel mondo scolastico, ma nel mondo in generale, nella società. È vero, poi se teniamo conto di quello che sta succedendo a Gaza, i bambini che sono morti, i bambini che sono vittime di questa guerra, ci rendiamo conto che i bambini, a parte che sono innocenti, sono bambini che non vogliono la guerra, che non fanno la guerra. Quindi se non ci pensiamo noi adulti ad aiutarli, chi ci pensa? Dobbiamo capire noi stessi, prendere posizione noi come adulti dell'importanza, soprattutto di non pensare soltanto che sei nella parte del mondo tutelata, nella parte del mondo in cui non c'è la guerra, perché la guerra è una questione di tutti. I bambini non fanno la guerra, i bambini litigano e due secondi dopo fanno la pace. È nella natura dei ragazzi e dei bambini fare la pace, portare la pace, e forse dovremmo imparare noi da loro. Scuola-famiglia, c'è un bel rapporto? Il rapporto scuola-famiglia deve esserci, è tutto. Questa è una comunità educante nella quale c'è l'importanza e il fatto necessario di presa di coscienza dell'importanza di ognuno. Se non ci fosse la famiglia, noi non potremmo agire con i nostri alunni, perché sono il tramite educativo, il tramite con il quale si costruisce un percorso sano e di crescita. Qual è il suo messaggio per questa giornata? Il mio messaggio per questa giornata è: ragazzi, ragazze, bambini, bambine, guardo loro perché è giusto dirlo a loro, sappiate sempre e sappiate rivendicare sempre l'importanza del vostro essere con tutti voi stessi, e soprattutto costruite, aiutateci a costruire un mondo che sia alla portata di tutti.
Sindaco, credo che in quello che lei ha detto è emerso l'orgoglio per questa scuola, per questi ragazzi, per come hanno organizzato questa giornata dedicata ai diritti dei minori e degli adolescenti. Sì, è stato veramente bellissimo e soddisfacente. I ragazzi hanno mostrato attenzione e sensibilità verso la problematica dei diritti sull'infanzia e dell'adolescenza. Hanno veramente espresso delle frasi stupende, toccanti, emozionanti e piene di significato reale. Quindi veramente un orgoglio questa scuola, il mio liceo, perché parlo anche da ex liceale, ne sono veramente fiero. Come sindaco soprattutto, e c'è un ottimo livello di cultura e di attenzione. Anche i docenti riescono quasi sempre a far venire fuori l'intelligenza e la bravura di questi studenti liceali. Oggi si parla dei diritti dei bambini e degli adolescenti e dobbiamo dire che ci sono tanti reati che si commettono. Dicevo prima che nonostante tutta la legislazione a favore dei diritti dei bambini e dell'infanzia e dell'adolescenza, purtroppo, come viviamo tutti i giorni nel mondo intero, tra le guerre, tra i soprusi, tra le violenze, tra i maltrattamenti, ancora sono presenti tutti questi lati negativi. Dicevo prima che è tempo che si dia rispetto alla vita, al senso della vita, e che si ricordi sempre che la vita è un dono di Dio e va rispettata. Questi ragazzi sono stati veramente speciali, hanno realizzato anche un video molto molto interessante, quindi vogliamo dire che i giovani che rappresentano oggi il presente saranno il nostro futuro a tutti gli effetti. Saranno il nostro futuro e credo che i nostri giovani diano l'esempio di lealtà e di vivere tranquille e nel pieno rispetto verso la figura dei bambini soprattutto. Io sono veramente contento, hanno fatto un lavoro veramente eccezionale e credo che possa essere trasmesso in altre sfere, diciamo, in altre situazioni più importanti.